Francavilla d'Ete è un paese di 1000 abitanti della provincia di Fermo, immerso in mezzo al verde tra le colline fermane maceratesi. Francavilla d'Ete è anche un paese a livello turistico molto ma molto apprezzato. Nel periodo estivo si svolgono manifestazioni di notevole importanza, tra cui la Notte dell'Orgoglio Marchigiano, una manifestazione che ha sempre preso più piede negli anni e si svolge in collaborazione con la Regione Marche. Portiamo alla ribalta ogni anno personalità nate nelle Marche che si sono distinte e che sono onorate di essere premiate con il premio che raffigura il guerriero marchigiano. Ma oltre questo, a Francavilla d'Ete nel periodo estivo ci sono delle sagre. Una tra tutte è la sagra del maialino e delle patate, che è una sagra che porta a Francavilla d'Ete numerosi turisti che provengono dalla riviera adriatica oppure dalla montagna. Inoltre si può osservare a Francavilla d'Ete e visitare la chiesa del patrono San Rocco con all'interno gli affreschi del Pagani, la Natività e la Crocifissione. In un'altra chiesa, la chiesa di San Pietro Apostolo, che è la chiesa parrocchiale, progettata dall'architetto Giuseppe Sacconi, si può osservare dietro all'altare un affresco del pittore Evangelisti raffigurante il Cristo, San Rocco, patrono di Francavilla d'Ete e San Pietro. Francavilla d'Ete è un paese in totale espansione anche e soprattutto ci dedichiamo anche a livello sociale. Francavilla d'Ete c'è una struttura socio-assistenziale, la Fondazione Vidari, che ospita al suo interno circa 85 ospiti. È una struttura dove tutto il territorio ne può usufruire e che si svolgono servizi di ogni genere alla persona e soprattutto alle persone bisognose. Francavilla d'Ete è un paese medievale e conserva il suo castello con i suoi sei torrioni. Un ingresso principale è la scalinata dell'orologio. Successivamente è stato aggiunto un altro ingresso che porta all'interno dell'antica piazza, che è l'ingresso di Via Roma intorno agli anni 900. La piazza, che ha un'acustica perfetta, è a forma ovoidale e qui si svolgono tutti i nostri spettacoli